Sono partito dalla cucina. Che questi microfoni sono una figata. Oh, benvenuti otaku del web. Finalmente abbiamo cambiato la postazione. Basta video nel corridoio. Basta veramente lotte con la luminosità. Basta finalmente una postazione degna di un canale YouTube. O almeno parzialmente degna. È qua tutto in allestimento. Anche perché questa qui è la postazione dei giochi da tavolo. Poi devo anche pitturare perché qua dietro è tutto sporco. Tutto sporchissimo, anche perché queste scatole, a furia di usarle, spostarle di qua e di là, hanno lasciato il segno letteralmente sui muri. Ed è da qui che il mio canale comincia forse a partire? No, non è vero niente. Figuriamoci, ma chi seguirebbe il mio canale? Solo io e qualche amico. Ad ogni modo, lasciando le minchiate a parte, questa sarà la postazione dove d'ora in poi parlerò di manga e di anime e basta farlo dal corridoio, perché onestamente non è bello da vedere. Cioè, non è bello da vedere neanche a chi apre il video, neanche a un disinteressato, uno che apre il video ad cazzo di cane e vede sto corridoio in mezzo. Cioè, non è bello, non è bello da vedere. È meglio così, meglio così. O perlomeno penso sia meglio così. O perlomeno penso sia meglio così. Cioè, qua adesso tutto è messo così. Cioè, in realtà qua era tutto pieno di altre scatole di giochi da tavolo, perché questi sono sostegni, supporti appunto per appoggiare le scatole. In realtà sarebbe, ovviamente, essendo un canale che parla principalmente di manga, sarebbe meglio vedere appunto qualche action figure tipo quella lì di V. Salutatevi, oppure sarebbe meglio effettivamente vedere insomma dei manga, ma come ho detto, questa non è una postazione per i manga, perché i manga li tengo da tutt'altra parte. Questa è una postazione più per le scatole di giochi da tavolo. Giochi da tavolo che però più avanti pensavo di farci qualche video partendo da questo. Spoiler. Comunque, ora treppiedi abbiamo, microfono abbiamo, fotocamera ce l'avevamo già, luminosità. Sì, non è il massimo, però almeno ho utilizzato due LED che insomma illuminassero meglio la stanza invece che di un pallidissimo giallo che sono le luci del soggiorno, essenzialmente per questo soggiorno. Quindi diciamo che ora possiamo ripartire con i video. Come funziona il mio canale? Questa è una rubrica otaku. Quindi parlerò insomma delle cose che interessano principalmente a me e che magari interesserebbero anche a qualcun altro. Però principalmente il mio canale funziona così, anche perché non è che ho intenzione di fare video appunto perché gli altri mi seguono a tutti i costi, non mi interessa. Io sono qui soltanto per condividere con voi quello che mi piace. Quindi se vi interessa iscrivetevi al canale, mettete like, insomma le solite cose. E se invece non vi interessa, sconosciuti come prima, insomma. Quanti video pubblico alla settimana? Allora, diciamo che adesso sono stato discontinuo, anche perché devo ancora trovare una quadra adeguata, insomma, per il mio canale. Però una cosa ve la posso dire che avevo già in mente di farlo, ovvero sia mettere 3 video alla settimana. Il primo video di lunedì, dove parlo di manga. Il secondo video di giovedì, dove parlo di altre cose, anime inclusi, ovviamente. E il terzo video, il sabato, quando faccio gameplay. Ah, attenzione, non farò recensioni di videogiochi, non mi interessa. Li gioco e basta. E se volete vederli, vediateli. Manga restano sempre il primo video. Però, nel caso come in quest'ultimo periodo dove non ci sono manga nuovi di cui parlare o discutere, magari posso trovare un argomento o semplicemente non faccio niente e faccio solo gameplay. Stessa cosa per il giovedì, se non trovo argomenti di cui parlare, farò soltanto gameplay, anche perché i video di gameplay ormai ho visto e sono facili, tanto basta tagliare, taglia, 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 taglia e basta, insomma. Non andate a cercare altri miei social. Non ce ne sono, li ho tolti tutti. Avevo Instagram, me l'hanno hackerato, quindi ho dovuto chiudere. È la seconda volta nella mia vita che succede che mi hackerano il profilo Instagram. Avevo Facebook, ma nessuno se lo filava e neppure io, quindi l'ho cancellato. Ho un profilo personale, ma non me lo firmi neanche pure quello. Twitter? Ma che cazzo lo usa Twitter? Porca miseria. Poi anche Reddit o Snapchat, tutti quegli altri siti, non mi interessa, non mi interessa. Io sono solo su YouTube. Io sono su YouTube da quando è arrivato in Italia. Sono anche su Facebook da quando è arrivato in Italia, ma Facebook l'ho filato un po' di meno. YouTube io ci sono sempre stato e sempre ci sarò. E questo qui per me non è soltanto un sito di condivisione video, per me questo è il social. Per me questo qua è l'unico vero social, che non è un social, ma è così che lo considero, insomma.
Era da anni che volevo fare un canale tutto mio dove parlare delle cose che mi piacciono e finalmente ora posso farlo. Ora finalmente sono abile a farlo e ora finalmente farò. Insomma, ho già cominciato in realtà. Quindi, in conclusione, se ti interessa quello che faccio, ti invito a iscriverti al mio canale. E finalmente siamo operativi. Questa prossima settimana che arriverà non ci saranno granché di video, continuerò sempre con il gameplay anche perché mi devo scriptare tutti i video che voglio fare in futuro, però abbiamo già delle buone basi di inizio. Quindi ti rinvito a iscriverti al mio canale e ci vediamo al prossimo video. Grandi raga!